Maria Cristina, moglie di Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie, nonché figlia di Vittorio Emanuele I di Savoia e di Maria Teresa d'Asburgo, da oggi è beata. Morta da appena 23 anni, il 31 gennaio del 1836 a causa di un'infezione contratta dopo aver dato alla luce Francesco, primogenito ed erede al trono. Il 2 maggio del 2013 Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto Super Miro, ovvero il miracolo compiuto per intercessione della venerabile Maria Cristina di Savoia. E così questa mattina in una basilica di Santa Chiara in Napoli, lì dove è sepolta, il cardinale Angelo Amato ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica. Sposa fedele, madre eroica, capace di vivere fino all'estremo la missione che Dio le aveva affidato, realizzando dei concreti progetti che andassero a favore di quelli che lavoravano il corallo a Torre del Greco, quelli che lavoravano la sete, oppure delle ragazze che, non avendo dote, lei mise a disposizione i suoi soldi perché potessero, con la dote che lei regalava, sposarsi. Cioè concretezza di carità che diventava opera. Al centro della sua attività mise i poveri, gli ultimi, amando Dio e il prossimo con tutte le proprie forze. Da oggi a Napoli, ma non solo, proprio i poveri avranno una protettrice in più alla quale affidarsi.